L'onore di avere collegato con noi Andrea Bodi, il ministro per lo sport e i giovani. Datemi un cenno. Ci sono. Sì. Buon pomeriggio, ministro. Grazie Andrea, mi prendo questa licenza. Grazie veramente. Mi giunga caloroso l'applauso della platea dei nostri 200 delegati che dopo 2 anni tornano in presenza per questo nostro appuntamento nazionale congressuale importante. Intanto grazie, come sai, grazie al di là degli aspetti anche importanti, formali, istituzionali, grazie doppiamente perché sono giornate molto per te molto molto impegnative, quindi grazie del tempo che ci potrai dedicare oggi. Sarò molto veloce perché ho avuto in queste settimane la fortuna, il privilegio di avere diverse occasioni in cui portarti il punto di vista della WISP, che mi onoro in questo periodo di rappresentare, a volte anche in maniera nei tuoi confronti oppressiva, e di questo mi scuso. Mai. Grazie. Lo slogan, ecco, che accompagna la nostra stagione, marcare la meta, lo abbiamo, ecco, voluto utilizzare senza inventarci, diciamo, nulla di nuovo, anche per caratterizzare questa nostra 3 giorni, iniziata ieri con questa tavola rotonda dal titolo Transizione sportiva e terzo settore, che rappresenta un po' il filo conduttore del nostro impegno. Grazie ancora per aver garantito la presenza del tuo dicastero anche ieri con la presenza importante del tuo capo di gabinetto, il dottor Massimiliano Atelli, che ha contribuito ad arricchire un momento per noi importante. Per noi la transizione significa portare avanti, ecco, completare quanto prima questo percorso che noi definiamo di piena emancipazione dello sport di base, dello sport sociale, che ne valorizzi soprattutto l'impatto prodotto sul benessere delle persone, sulla qualità della vita. La vita che attraversa, ecco, veramente il vivere quotidiano di tutte e di tutti noi, momenti così complicati per il paese, non solo. Alcuni titoli che tu conosci molto bene: obiettivi nel superare le disuguaglianze del sistema sportivo olimpico, un riconoscimento diretto, anche azzardato questo, in coda della tavola rotonda di ieri da parte del governo, quindi un rapporto sempre più stretto. Ho fatto, non so se questa sia una provocazione, ma come dire, per noi sarebbe un obiettivo importante quello di arrivare ad una sede di rappresentanza dello sport sociale e all'interno, appunto, presso l'autorità di governo, quindi un Consiglio Nazionale della Promozione Sportiva, in un percorso di passaggio, ecco, da sport sociale, che è un pezzo, riteniamo, importante del welfare di questo paese, di un welfare che però debba passare da un sistema di protezione a un welfare dei diritti, dell'inclusione, di prevenzione e di promozione della salute. E poi ovviamente il tema delle risorse, il tema della riforma. Tu sei stato chiaro in questi mesi, di questo la WISP ti ringrazia, lo dico spesso anche al nostro interno. Cerchiamo poi, ecco, non per, come dire, apparire presuntuosi, di utilizzare anche i momenti pubblici per raccontare quello che si sta facendo in questi mesi, quello che tu hai significato sin dalle prime ore del tuo impegno ministeriale, da quando sei uscito dal portone del Quirinale dopo il giuramento, e di fronte ai primi microfoni che ti venivano presentati hai parlato soprattutto di sport sociale, delle medaglie, dello sport di base. Una riforma che va avanti, noi l'abbiamo accolta con favore da subito, non lesinando, diciamo, segnalazioni, critiche costruttive nel percorso. Crediamo, insieme ovviamente a altri organismi sportivi, nel rapporto sempre più stretto col forum del terzo settore, di aver fatto la nostra parte, e continuiamo, come dire, ad assumere e a portare avanti questo impegno. Sono arrivati segnali importanti in questi mesi, penso alla delibera di riconoscimento dei contributi per il 2023, che ha portato anche una grande trasparenza, e non era mai successo che qualche minuto dopo l'assunzione della delibera sui siti di Sport e Salute, sui siti dell'autorità di governo, del Dipartimento per lo Sport, venissero pubblicati i dati, i criteri. Quindi avanti, avanti così. Ovviamente non si può essere mai soddisfatti sul tema delle risorse. Segnaliamo ancora un'esistente sperequazione, proprio anche in relazione alle consistenze organizzative, alle attività di tutto il mondo della promozione sportiva, evidentemente non solo quello della WISP nei confronti delle federazioni. E su questo ovviamente non posso che risottolineare, a favore soprattutto della nostra assemblea, il tema della
delle definizioni, dei ruoli, ma soprattutto degli ambiti di attività nei rapporti fra organismi sportivi, soprattutto federazioni ed enti di promozione sportiva, l'armonizzazione su cui stai facendo un grande lavoro tra riforma del sistema sportivo, i decreti in corso, il lavoro sportivo, ne abbiamo parlato spesso, non aggiungo altro, nel rapporto con il terzo settore. Tutela sanitaria, l'abbiamo richiamato ieri, abbiamo richiamato anche oggi, lo portiamo alla tua attenzione, questo tema che vede forti sperequazioni sul decreto Balduzzi, di fatto oggi sulla non possibilità di garantire il diritto alle attività motorie, alle attività fisiche di base, alle attività ludiche, se queste attività vengono organizzate all'interno della filiera del sistema sportivo, perché hanno il vincolo della certificazione medica, cosa che non si ha quando queste stesse attività venissero organizzate, mi permetto di dire sicuramente, quantomeno in molte occasioni, con minori competenze, con minori attenzioni, con istruttori ed educatori non qualificati nel sistema, diciamo così, delle attività private. Abbiamo parlato in questi giorni, continuiamo a parlare, Andrea, di rete associativa, prerogative, diciamo, di un'associazione di promozione sociale e sportiva. Ne abbiamo parlato questa mattina, dopo appunto la tavola rotonda di ieri, in cui abbiamo avuto la presenza anche della vice ministro Bellucci, quindi abbiamo evidenziato anche quanto il tuo dicastero, quanto tu e il Ministero del Lavoro stiate interloquendo proprio per la messa a terra e l'armonizzazione delle riforme. E chiudo sul tema, così, con un altro titolo, dei registri, anche di questo ne abbiamo parlato questa mattina anche con la presenza importante del direttore generale del terzo settore del Ministero del Lavoro, il dottor Lombardi, in collegamento con il professor Luca Gori della Scuola Sant'Anna di Pisa, e chiudo con i temi, un altro tema a noi molto caro, come sai, quello della trasparenza, del rispetto delle regole. Noi denunciamo da anni alcune storture, alcuni inciampi, come li avevo definiti anche nella riunione che hai convocato diciamo, con tutti i presidenti degli enti di promozione sportiva. Ovviamente non crediamo di essere indenni da, come dire, criticità, da problemi da superare, ci mancherebbe, però ovviamente ci mettiamo in assoluta disposizione e credo, quello che dico anche ai tavoli del terzo settore, che per quanto riguarda quantomeno gli enti di promozione sportiva, che sono anche quindi tutti associazioni di promozione sociale, i percorsi che abbiamo fatto in questi anni rispetto ai temi della trasparenza, rispetto ai temi della rendicontabilità, della pubblicità dei dati, penso alle prossime pubblicazioni dei nostri bilanci sul RUNS, possano essere anche uno stimolo, se non un esempio, al mondo, diciamo, sportivo più tradizionale. Grazie ancora, Andrea, ti mandiamo veramente un grande abbraccio, la WISP c'è, la WISP è a disposizione dell'amministrazione pubblica a partire dal governo per portare avanti una strada che possa, ecco, migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine di questo paese, con uno sguardo sempre più attento anche alla dimensione proprio europea dello sport. Grazie. Grazie a te, Tiziano. Un saluto affettuoso a tutti. Mi sentite? Ok, queste sono le disgrazie del collegamento. Voi siete riusciti giustamente dopo 2 anni a ritrovarvi tutti, io ho dovuto declinare l'invito, però visto che c'è familiarità, anche se non ci conosciamo tutti, vi dico la ragione per la quale non sono venuto lì con voi. È una ragione umana, personale, ma secondo me vale anche la pena, perché siamo fatti anche di vita normale, tanto più quando si ha una responsabilità istituzionale. Quest'anno è un compleanno particolare per me e per mia moglie, e per tante ragioni, e quindi mi sono preso 2 giorni con lei e ho cancellato tutto, perché penso che una famiglia, una coppia, a parte nostro figlio che è il centro della nostra vita e nostra figlia che sta a Milano, ogni tanto debba ritrovarsi. Fatalità è successo i giorni dell'assemblea, ma era comunque grande il piacere di partecipare. Certo, manca qualcosa, mancano gli sguardi, manca la possibilità di incrociare i vostri occhi, di stringere le mani, di ritrovarci, ma non mancheranno le occasioni, perché tra le cose che hai detto, le tante che condivido, perché poi sono l'agenda che ci siamo dati, quello che abbiamo secondo me concordato e che fa fare un salto di qualità è la metodologia di lavoro, il fatto di ritrovarci spesso, ogni mese,
per confrontarci, valutare gli stadi di avanzamento, valutare i progetti, le iniziative di legge, misurare il percorso. Non saremo sempre d'accordo, probabilmente. Io auspico di sì. E ci dimostriamo reciprocamente, non soltanto con il tuo grande ente, ma insomma in generale con gli enti di promozione sportiva, che più ci ritroviamo e più troviamo un percorso comune dove ognuno, a seconda della propria storia, delle proprie sensibilità, dà un contributo al raggiungimento degli obiettivi. E quindi ringrazio gli oltre 200 delegate, delegati, dirigenti che arrivano da tutta Italia, la vostra rete associativa per gli spunti, perché ho avuto da Massimiliano Atelli alcuni riferimenti del confronto di ieri, ho letto e riletto la tua relazione, caro Tiziano, anch'io caro Tiziano, e sono felice che tu mi chiami Andrea, e ho trovato gran parte degli spunti appunto sui quali stiamo misurando il nostro percorso comune. Non è una sorpresa, però mi porta a dire che la questione che avete posto al centro dei vostri lavori assembleari, ovvero lo sport sociale e per tutti, chiede rappresentanza, ha almeno nei presupposti una risposta, ovvero sì, e sarà sempre di più. E probabilmente questo, dobbiamo riconoscerlo, è il frutto anche della riforma. Anzi, probabilmente gran parte delle ragioni di questo avanzamento di rapporti, di relazioni, di prospettive comuni è stato determinato da anche uno shock, perché indubbiamente di questo si tratta, o si è trattato soprattutto per qualcuno, che ha fatto bene, perché ha posto al centro, almeno per quanto mi riguarda, nel ruolo che mi è stato affidato, un tema che è determinante, ovvero le politiche pubbliche per lo sport, inteso nella sua dimensione più ampia, la dimensione della definizione dello sport fatta dal Consiglio d'Europa. Fondamentalmente la dimensione che solo parzialmente la legge costituzionale che è in discussione adesso alla Camera riesce a rappresentare con l'integrazione dell'articolo 33 dello sport, che, al quale la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, perché non siamo ancora profondamente convinti che basti quello, ovvero riconoscere per sostenere, per supportare, per promuovere. Avrei voluto, sinceramente, sono felice che succeda nelle forme in cui è in discussione adesso alla Camera e tornerà al Senato, speriamo velocemente, con il consenso di tutti, che non è un dato secondario. Ma avrei anche detto tra noi, avrei voluto una formulazione più coraggiosa, probabilmente, che entrasse nella logica del diritto, non del riconoscimento, perché tante volte ci si riconosce, però non sempre si rispetta il diritto. Però a quello potremmo dare una risposta noi, cioè il diritto di fatto, il diritto che parte dalle decisioni che assumiamo, dai comportamenti che abbiamo, dall'impegno che profondiamo perché si raggiunga l'obiettivo appunto del benessere psicofisico delle persone e delle nostre comunità. Un po' quello che tanto per ricordare uno degli appuntamenti comuni, quante volte, io lo voglio dire a chi è presente, quante volte Tiziano ci ritroviamo sempre dalla stessa parte. Possiamo anche avere delle idee differenti, ma noi abbiamo dimostrato, e non siamo in molti, che valgono molto di più le ragioni comuni che le ragioni che possono anche differenziare le nostre sensibilità. Quelle rimangono, permangono, devono essere rispettate, e per fortuna che ci sono, perché ho il terrore del pensiero unico. Ma quello che conta di più sono i valori comuni, che non sempre si riconoscono, perché se me li porti tu non è detto che vadano bene. E io questo sinceramente faccio fatica ad accettarlo. Dopodiché prendo spunto dalle tante occasioni in cui ci siamo trovati insieme e ricordo il parere di iniziativa del Comitato Economico e Sociale Europeo, che presentammo nella sede di rappresentanza di via 4 novembre, se non sbaglio, proprio per sollecitare l'Unione Europea a rendere più visibile nelle politiche comunitarie i valori che lo sport e l'attività fisica rappresentano, garantendo pari dignità e piena dignità rispetto ad altre politiche europee. E questa è la differenza che c'è tra riconoscere e invece considerare il diritto e in quanto tale tutelarlo. Ma io penso che ci siano
ampi spazi e il tavolo del 28 febbraio, che verrà rispettato nelle sue conclusioni, ovvero ci vedremo ogni mese, sarà una piccola fabbrica di risposte a questa domanda che non ha trovato ancora risposta e non la troverà purtroppo in una norma costituzionale, ma noi troveremo una soluzione nelle scelte che faremo, che partiranno dal basso. Scusate? Partiranno dal basso. E allora partiamo da due temi che saranno alla base, come vi ho detto tante volte, come ho detto quando appunto mi hanno intervistato. Quello è stata, secondo me, a parte un momento emozionante, non è stata un'intervista, è la prima cosa che mi è uscito fuori dopo il giuramento al Quirinale. Qual è la sua priorità? Lo sport che soffre dal basso, la base dello sport, lo sport sociale, aiutare chi è più in difficoltà. Ma se non è questo, cos'è il mandato che ha un ministro che ha questa delega, peraltro associata a quella dei giovani? Ancorché i giovani italiani arrivino fino a 35 anni, forse è il caso anche di riformulare la fascia anagrafica, perché forse negli altri paesi dopo i 30 si è entrati già in un'altra dimensione, ma questo è un dettaglio. Però tre pilastri del mio mandato, certamente. Lo sport sociale diffuso, profondo, il più ampio possibile. Lo sport e la scuola come momento di inizio di un percorso di formazione delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, che segnerà il loro destino di vita ben oltre lo sport. Lo sport e la salute, anche questo un tema molto spesso discusso nei convegni e poco praticato metodologicamente. E ancora una volta ricordo il lavoro che voi avete svolto con Svimez, con Sport e Salute, proprio sull'analisi, anche nei numeri, in modo scientifico, del rapporto tra sport e salute, soprattutto laddove lo sport, ma anche la salute, quindi viene meno. Io ogni volta, anche a livello di governo, porto il dato macro più significativo, ma non è l'unico, perché poi ci sono altri studi che si sono accompagnati al vostro, cioè 4 miliardi di costo della sedentarietà. Ma non ne faccio un problema finanziario, non mi fermo all'idea che siano 10 volte tanto il finanziamento pubblico allo sport, ma io mi preoccupo degli effetti, no? Di quello che socialmente determina. Se è vero come è vero che nella fascia tra 15 e 29 anni ci sono giovani che si sono arresi per il 23,1%, cioè praticamente un giovane su quattro si arrende, e nell'ambito della resa c'è sicuramente il fatto di non poter fare sport, con tutti i benefici che lo sport determina, oltre che altri fattori che riguardano la formazione, la salute, la prospettiva di lavoro, la paura del futuro, su questo non c'è dubbio. Così come è sconcertante che un bambino, un ragazzo su quattro non pratichi mai sport. Allora, questo è molto di più di un'agenda di mandato, è un'agenda dei doveri di ognuno di noi, io per primo. A voi il ringraziamento e anche, come dire, il riconoscimento morale del lavoro che fate ogni giorno, senza avere la prospettiva di vincere una medaglia olimpica o paralimpica, ma di vincere una sfida che è ancora più importante, che è quella del contributo formidabile alla qualità della vita delle persone e alla qualità anche di carattere morale, che non ha valore, vale probabilmente molto di più di una medaglia olimpica e paralimpica. Io associo sempre olimpica e paralimpica perché molto spesso ce ne dimentichiamo, dobbiamo imparare che i due elementi viaggiano sempre insieme, dove c'è olimpico c'è il paralimpico, sempre. Ed è a questo punto molto importante che questa economia sociale, ancora una volta tu c'eri, possa essere misurata, possa essere valutata, perché diventi quella dimensione numerica un indicatore anche di efficienza del sistema che stiamo portando avanti. Non ne faccio un problema competitivo con altri settori industriali in termini di costruzione di valore economico del PIL, perché altrimenti dovrei dire che l'1,37% che abbiamo misurato con il credito sportivo, ricorderai, potrebbe essere anche poco, ma è per questo che oltre al PIL, ancorché sia un numero che si deve
come dire, per approssimazioni successive cercheremo di rendere sempre più puntuale. Abbiamo deciso di valutare anche il ritorno sociale degli investimenti, l'impatto sociale dello sport, perché non siamo un'azienda normale, siamo un'azienda che misura la sua efficienza sul doppio fattore di sana gestione, creazione di valore economico, ma soprattutto creazione di valore sociale e di valore morale. Da questo punto di vista, l'agenda delle... Grazie. Da questo punto di vista, mi conforta l'incontro che ho avuto un paio di settimane fa con la commissaria europea Maria Gabriel, perché credo che indubbiamente abbiamo in Europa una partita molto importante da portare avanti. Tu lo hai detto stamattina, ci sono molti temi che dobbiamo sviluppare insieme. Io parto dalle cose che ho detto e poi cercherò di fare in modo che vengano recepite le cose che hai detto tu, Tiziano. Condividendo sicuramente tu quello che ho detto io e viceversa. Le infrastrutture sportive non sono considerate infrastrutture sociali in Europa e quindi non ci sono finanziamenti per migliorare le infrastrutture. I luoghi di sport nel nostro paese, che siano quelli convenzionali o siano a cielo aperto, hanno bisogno di una profonda trasformazione, proiettandoli nella contemporaneità, che è determinata da fattori di sicurezza, di intelligenza tecnologica, di educazione ambientale e di anche sensibilità in termini di accessibilità per tutte le forme di disabilità. E da questo punto di vista siamo molto indietro. L'energia ne è il fattore esemplificativo, perché è quello che si misura anche economicamente in modo più diretto. Ho sempre detto quello che approssimativamente abbiamo calcolato: l'80% dei nostri impianti non è energeticamente compatibile con l'agenda 2030 e soprattutto con l'agenda del sistema paese, voglio sperare. Il che vuol dire che le inefficienze energetiche cubano il doppio del finanziamento pubblico allo sport. Non possiamo immaginare che un impianto pubblico non rispetti l'ambiente. Ci vorranno 20 anni? Ci vorranno 20 anni. Ma dobbiamo iniziare un lungo percorso. Dobbiamo farlo in collaborazione con i comuni, che sono il soggetto diciamo che ha il più alto tasso di proprietà di queste infrastrutture. Dobbiamo farlo andando a cercare, dove possibile, in Europa e in Italia, le risorse pubbliche, in ogni caso, per migliorare le infrastrutture energetiche degli impianti sportivi. E dobbiamo aiutare le società e le associazioni, anche in un'ottica di una nuova definizione del tempo di concessione, a fare eventualmente degli investimenti per migliorare i propri impianti dei quali si pagano le bollette. E non dobbiamo farlo adesso perché c'è stato lo shock energetico. Avremmo forse dovuto farlo già da tanto tempo, perché era giusto farlo, perché ci vuole coerenza tra le cose che predichiamo e quelle che pratichiamo. E non sempre questo succede. E il tema ambientale è un elemento, diciamo, identificativo delle nostre incoerenze. Dico nostre perché non mi interessa poi distribuire responsabilità, sono io il primo responsabile, però ce le dobbiamo assumere queste responsabilità. E quindi a livello europeo gli impianti sportivi devono essere considerati infrastrutture sociali e l'Europa deve finanziare non soltanto le attività sportive o i progetti sportivi che hanno carattere sociale, ma anche le infrastrutture. E anche l'energia a livello europeo, dall'Europa deve poter arrivare, così come dalle finanze pubbliche nazionali, deve arrivare un po' di equity, perché sono convinto che le risorse ci sono. Vi basti pensare che in finanziaria abbiamo dovuto necessariamente, doverosamente, sostenere il sistema delle imprese e delle famiglie con oltre 21 miliardi, per lo sport che abbiamo dovuto trattare a parte, perché, come sapete, le associazioni e le società sportive dilettantistiche non sono considerate imprese, su questo dovremo tornare nella loro definizione comunque. E abbiamo potuto dare soltanto lo 0,2% e non ci siamo neanche con l'1,37%, sarà pure poco l'1,37%, ma vogliamo anche qui delle corrispondenze. E proprio per misurare in modo comparabile, l'altra proposta che ho fatto a Maria Gabriel è il conto satellite, perché vogliamo che a livello europeo ci si possa confrontare a parametri omogenei. Metà Europa e molti dei paesi principali di questa Europa, anche se tutti siamo importanti, non hanno ancora adottato il conto satellite. Io ho attivato immediatamente la procedura e ho detto a Maria Gabriel che farò una lettera a tutti gli altri colleghi
perché su questi temi ci sia una posizione comune e quando ci ritroveremo con il Consiglio d'Europa per i ministri dello sport, questi temi possano non soltanto essere discussi, ma su questi temi si possa deliberare, si possa prendere qualche ulteriore responsabilità. Dopodiché vengo a te, sono convinto che il tasso di esclusione di un bene necessario come il diritto alla pratica sportiva debba entrare negli indici, negli indicatori Eurostat, perché è anche questo un parametro di valutazione sul quale dobbiamo misurare la nostra efficienza. E l'efficienza si misura, questo è il nostro medagliere, no? Lo miglioriamo quando il tasso di deprivazione sportiva cambia e dobbiamo poterlo vedere esplicitamente. Non sarà semplice, ma è un altro elemento sul quale secondo me ci giochiamo un pezzo di agenda nel senso di misurabilità dell'agenda. Dopodiché, così come avevo detto sulle infrastrutture sociali, rendere più accessibili i finanziamenti allo sport nella misura 21-27, anche questo vale per il Fondo Sviluppo e Coesione, ma in generale vale indubbiamente per quelle misure che devono essere utilizzate come leve anticicliche. Penso a tutte le periferie, diciamo, che non sono soltanto urbane, ma sono le periferie sociali del nostro paese. E quindi da questo punto di vista vi assicuro, non soltanto personalmente, ma come governo, nella logica anche della interdisciplinarietà, e poi ne parlerò, c'è uno sforzo comune a partire proprio col ministro Fitto, che ha la responsabilità di coordinare le misure comunitarie. L'aumento delle quote di finanziamenti sport e cooperazione intersettoriale, assolutamente sì, l'ho chiesto nella duplice funzione appunto di ministro per lo sport e per i giovani, perché anche il tema del servizio civile universale, così come di Erasmus Plus Sport, per noi sono fattori molto importanti delle politiche combinate sport e giovani. E dovremo andare a cercare nuove risorse, perché quelle PNRR le abbiamo usate bene, ancorché diciamo la vocazione alla cittadinanza attiva secondo me abbia bisogno di maggiore promozione e probabilmente ha bisogno soprattutto di iniziare ad essere praticata, coltivata, promossa nelle scuole. Perché se iniziamo a parlare di cittadinanza attiva quando si hanno 16 anni o 18 anni, sarà sempre più difficile che si possano avere le risposte che noi auspichiamo, anche disponibili a mettere più risorse come è doveroso, perché io credo moltissimo nel servizio civile universale in tutte le sue forme, anche quelle che abbiamo cercato di introdurre per renderlo più attraente, ovvero quello digitale, quello ambientale, oltre che a quello sociale, sportivo e culturale. E così come Erasmus Plus e Sport, dove abbiamo messo un po' di risorse, ma devo dire la verità, sono felice dei 900.000 euro, ma al tempo stesso mi vergogno di 900.000 euro per Erasmus Plus Sport. Quindi dovremmo fare di più cercando di recuperare risorse che vengono dall'Europa e non solo. E poi delle reti di cittadinanza attiva ho parlato soprattutto con il servizio civile universale, ma non solo, e lo sport. Da queste reti di cittadinanza attiva penso che possa trarre beneficio, tanto più nella logica del volontariato, non soltanto del lavoro sportivo, che è un tema che tratterò fra qualche attimo. Ne abbiamo già parlato, probabilmente quel giorno che ci siamo visti, il 28 di febbraio, avverto una difficoltà che mi rende ancora più sensibile rispetto al vostro prezioso lavoro quotidiano. Difficoltà della vocazione a donare tempo per gli altri e a donarlo anche in ambito sportivo. Dobbiamo capire quali sono le ragioni di questa, chiamiamola così, un po' crisi, o meglio, un po' di stanchezza. A dedicare del tempo agli altri saranno le difficoltà di questo tempo, saranno le priorità che diventano, quindi hanno la precedenza, e quindi le priorità sono la propria condizione, la propria famiglia, la propria salute, quella dei propri figli, quindi tante difficoltà che alla fine portano a rischiare di chiudersi in se stessi piuttosto che aprirsi agli altri. Però è evidente che il tema del volontariato, che vale come 100.000 medaglie, deve ritornare un po' al centro della nostra agenda,
e vorrei capire anche come poter ringraziare, come lo Stato, come il governo, come anche i corpi intermedi possono ringraziare le persone che si mettono a disposizione del sistema sportivo e fanno in modo che almeno in Italia sia quello che è stato, è e mi auguro continui ad essere. E dopodiché, per tornare un po' all'agenda, ad un'altra parte dell'agenda, tu l'hai citato, parto dai registri perché è un tema che scandisce la vita quotidiana, spesso si sente parlare di semplificazione. Io penso che al di là della semplificazione, che è un principio sacrosanto, noi ci dobbiamo predisporre a livello istituzionale in modo tale da poter rendere la vita comunque più facile, questo non c'è dubbio. Oggi nello sport rischiano di esistere, anzi esistono, due registri. A quello si aggiunge il registro unico nazionale del terzo settore. Io prendo davanti a voi l'impegno di fare in modo che, primo, se devono essere due, quello dello sport e quello del terzo settore, i registri siano aperti e interoperabili e non usino linguaggi che non rendano compatibile l'appartenenza all'uno e all'altro. Due, che nel settore sportivo il registro sia uno, unico, e non è importante chi ce l'abbia. Non è importante chi ce l'abbia, è importante sia accessibile, che abbia le informazioni necessarie. Per noi è stato preziosissimo quando abbiamo offerto le misure a supporto della crisi pandemica e grazie ancora anche a voi per tutto quello che avete fatto per rendere anche il nostro lavoro a distanza meno complicato. Il registro è stato indispensabile perché ci ha consentito di dare migliaia e migliaia e migliaia di piccoli finanziamenti a società che non conoscevamo, rappresentate da persone che non conoscevamo, e quindi è stato fondamentale il lavoro fatto dagli enti di promozione, quindi in questo caso da USP, per fare in modo che ci fosse una valutazione delle controparti, anche considerando l'adeguata verifica che per noi era e sarà sempre obbligatoria. Adesso parlo come se fossi ancora presidente del credito sportivo, per erogare finanziamenti. Il CONI piuttosto che Sport e Salute avranno accesso al registro, ognuno per le proprie competenze. Il registro migliorerà in termini di profondità del dato, in termini anche di sicurezza del dato, e svolgerà la funzione che deve svolgere, cioè un patrimonio prezioso di informazioni che rappresentano il nostro sistema sportivo. Io so che voi alle 5 avete però un appuntamento, non voglio rubarvi altro tempo, quindi no, salto qualche passaggio. Ti ascoltiamo veramente con grande piacere e gioia, fammi dire così. Ti ringrazio. Non sto granché bene, però insomma riesco ancora a parlottare. E l'altro tema che so che è a me e a voi molto caro riguarda la chiusura della riforma, ovvero il decreto correttivo e i decreti attuativi. Io, come ho detto già nella riunione del 28 febbraio, ho detto due cose: indietro non si torna, ma non è un'affermazione, come dire, arrogante, è un'affermazione di convinzione profonda che è stato fatto un passo in avanti significativo. Poi, come tutte le cose che arrivano tardivamente dopo tanta attesa, c'è ancora qualcosa da migliorare, ma lo miglioreremo. Il confronto che stiamo portando avanti e che si chiude nel prossimo mese aiuterà appunto a comporre e a proporre ed approvare un decreto correttivo che consentirà il 1 luglio di finalmente avere il lavoro sportivo così come immaginiamo che debba essere, anche tenendo conto delle difficoltà che le società e le associazioni avranno per sostenere questo onere. Quindi troveremo anche la maniera per dar loro un supporto che ammortizzi l'impatto comunque di un diritto che andava riconosciuto e fin troppo tardi è arrivato. E così come ho detto, gli altri quattro decreti che chiudono la riforma verranno approvati, gli altri regolamenti, entro il mese di giugno, e mi auguro che non ci sia bisogno di qualche settimana in più. Quindi questo è un po' il pacchetto delle attività che stiamo portando avanti. Un'ultima cosa che voglio dirvi prima di chiudere riguarda proprio l'interdisciplinarietà che si sta manifestando tra colleghi di governo.
e non soltanto con Marina Calderone e naturalmente il Vice Ministro Maria Teresa Bellucci per quanto riguarda il lavoro e le politiche sociali, ma anche con l'istruzione del merito, la salute, la disabilità, l'ambiente, la sovranità alimentare. Vi assicuro che ci sarà quella collaborazione che non so se ci sia stata nel tempo, ma certamente noi vogliamo che produca effetti molto più visibili, con maggiore efficacia. I giochi della gioventù saranno soltanto l'espressione più visibile di questa collaborazione, perché accompagneremo tutto il percorso di ragazzi e ragazzi della scuola media dal punto di vista sportivo in una competizione che sarà nobilitata da contenuti di carattere civico e sociale, perché siamo convinti che questa competizione che porterà alle finali debba avere necessariamente un accompagnamento di valori che non sempre la scuola riesce a trasferire, naturalmente insieme in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e tutti i distretti scolastici. Vedrete che sarà non tanto un evento diciamo di carattere sportivo che verrà ricordato come ricordiamo noi che l'abbiamo fatto, ma un evento che contribuirà alla formazione delle persone, e credo che questo sia poi il senso profondo della nostra missione. Un ultimo pensiero, consentitemelo, riguarda purtroppo la cronaca, ovvero quello che è successo a Cutro alcuni giorni fa e che purtroppo ogni giorno, almeno fino a ieri, continua a succedere, perché ogni volta che si trova un corpo di una persona, tanto più se è un bambino, è evidente che non possiamo far finta di nulla, anche se devo dire il mondo dello sport fino a ieri ha fatto finta di nulla, o meglio, andando giù, io ho fatto un pensiero, peraltro aiutato anche da una persona che mi ha scritto su un social, e io cerco di ascoltare. Non riesco a rispondere a tutti, in alcuni casi anche meglio, perché altrimenti si viene risucchiato in un vortice. Però ascolto e leggo, perché penso che sia un dovere da parte mia. E mi ha detto, ma perché con 72 che sono diventate 73 bare dentro un palazzo dello sport, il Palamilone, che è un luogo di sport, e nessuno di voi si è preso la responsabilità o ha sentito il dovere di fermarci, di chiedere di fermarci per un minuto per un silenzio che era al tempo stesso riflessione e preghiera. E io l'ho fatto, ho scritto al presidente del CONI, ne ho parlato al presidente del CIP, mi hanno detto subito sì, ho scritto una lettera nella quale ho spiegato le ragioni, perché non si tratta soltanto di fermarsi semplicemente dicendo sono morte 73 persone, donne, uomini, bambini e bambine. Io volevo dare una spiegazione che riguardava proprio affidandola alla comunità sportiva, ovvero un luogo dove normalmente si fa sport, dove si celebra la vita, dove si gioisce e eventualmente si piange, ma per motivi sportivi, e comunque si socializza. Un luogo di sport è diventato una camera ardente. Vogliamo fermarci un minuto? E mi prendo anche l'impegno come governo a fare in modo che ci sia maggiore rispetto per le persone, e che si salvino le persone che hanno bisogno, e che si contrastino i trafficanti di esseri umani. Io l'ho fatto con questo spirito, e con questo spirito è stato immediatamente recepito. Dopodiché deve essere successo qualcosa, forse perché nella frase ho inserito la parola indebitamente governo, come se a volte il governo non potesse interpretare il pensiero di tutti. Ancora una volta il problema è che se stiamo all'opposizione non facciamo parte della stessa nazione. Io penso che un governo dovrebbe, deve prendersi delle responsabilità a beneficio del sentimento comune, dei valori comuni. E credo che possa anche dirlo senza che questo venga considerato necessariamente speculazione. Poi magari mi sbaglio. Però mi è dispiaciuto che non sia stata colta l'occasione di fronte a tanto dolore per superare per un attimo queste difficoltà. Sì, forse poteva essere interpretabile in modo non corretto che un messaggio nell'ambito dello sport richiamasse anche un'azione di governo, ma di fronte alla responsabilità che mi ero assunto, immaginavo che prevalesse appunto quella responsabilità rispetto alle differenze di opinione. Questo volevo condividerlo con voi, perché fa parte dello spirito delle cose che ci diciamo sempre, e quindi mi sembrava opportuno chiudere anche in questo modo, sperando che questo minuto,
ognuno di noi, magari anche nella nostra solitudine, lo facciamo per pensare a ciò che dobbiamo fare, indipendentemente dagli interessi, ma per il patrimonio comune. Vi ringrazio per l'ascolto.